È andata bene. Ragazzi, fra poco c'è il prossimo numero, dobbiamo sbrigarci. Mangio qualcosa e andiamo, ok? Stai tranquilla, prima c'è l'amleto, dai. Vedi di cambiare tono, d'accordo? Ma che cos'è? E chi lo sa? Mark, ho delle buone notizie per te. Ho usato la password di mio padre e ho guardato nel suo computer. E che hai trovato di interessante? Non so, non ho letto, ho stappato e basta. Ci sono informazioni su tutte le Sandra Rinaldi. Spero che ti aiutino. Ma grazie. Ma sbrigati, devi cambiarti, stanno per cominciare. Aspetta un attimo, dai, è importante. Ma su, lasciami. Va bene, sì, vengo. Ma chissà quale altra stupida pagliacciata avranno organizzato stavolta. Tranquilla, non perdere la calma proprio. Signore e signori, ecco a voi il Bosco della Memoria. È proprio sicuro che sia la cosa giusta da fare? Giusta o no? Non abbiamo scelta. Dobbiamo farlo. Potremmo portare la bambina a... Non ti vorrai tirare indietro? No, no. Dai, portala subito qui. Che tempaccio! Svelta che mi bagno! Eccola, è qui. Angel, vai ora. Corri nel bosco. C'è una fatina che ti aspetta. Corri! Corri! E la mia sorellina? Stia tranquillo, me ne occuperò io. Corri! Hai portato i documenti delle bambine? Angel, non è mai esistita. No. Sanno tutto. Il bosco, la sorella, i documenti, tutto descritto nei minimi dettagli, lo sa, sa tutto! Ci vuole torturare! Dunque, che mi dite dello spettacolo? Vi è piaciuto oppure no? Io non credo, eh? Le ha ricordato qualcosa? Giustina? Giustina? Sì, signore. Non possiamo più continuare a mentire. Siano sta insinuando qualcosa a dei sospetti. Ricordi? Davvero? Mi fa piacere, sono molto contento per te. Ma la testa aveva detto che doveva ricordare da sola, no? Sì, è vero. E allora? Allora che? Allora è arrivato il momento di portarla in un posticino. Marcus. Sì. Devo uscire un attimo, tu entra. Ma come, scusa, prima mi inviti a casa tua e poi te ne vai. È per Cristobal? No, è per farti parlare con loro. Grazie, Carla. Entra. Che significa? Carla. Ho preparato qualcosa da bere per noi tre, Marcus. Se quello che dici è vero, non ti volteremo le spalle. Conoscevo bene mio padre. E faccio fatica a credere una cosa simile. Che si sia comportato così. Qualunque cosa sia successa, la risolveremo insieme. Se sei davvero un Bauer, noi siamo la tua famiglia. Perché mi avete portata qui? Non potevamo continuare a parlare nello studio? Non è un posto qualunque, mia cara. Il tuo spettacolino ci ha messo di fronte a un fatto compiuto. A volte bisogna allontanarsi da tutto per capire cosa ci sta realmente succedendo. Per questo siamo qui.
Basta con gli stare. Cos'è che dovete dirmi? C'era una volta, tanto tempo fa, una donna che si chiamava Amalia Inciausti e che cercava disperatamente sua nuora e le sue due piccole nipotine. Questo già lo so. Arrivi al dunque e facciamola finita. Al dunque. Un bel giorno, anzi no. Volevo dire un brutto giorno. Ecco che compare la nuora. Alba. Moribonda. Ho detto brutto giorno. Perché con sé aveva una bambina, era sua. E ne aspettava un'altra. Ma il giorno del parto Alba morì. E le due povere bambine restarono orfane. E la bambina più grande ero io. Io sono la figlia di Alba. Sono Angel. Sono parecchie domande, lo sai. E hanno tutte una sola risposta. Ed è una risposta a quella che vuoi. Ora basta, voglio la verità. Perché mi avete portata in questo posto? La verità è così crudele a volte. Quella che vedi qui è una vecchia proprietà di famiglia. Una volta questa stanza era una scuderia. E prima ancora era una prigione, pensa un po'. Un carcere coloniale con una segreta sotterranea. Dove mettere i ficcanaso e gli impiccioni come te! No! Somos dos.